Moi, ciao a tutti, sono BarbieXNX e benvenuti in un nuovo video. Siamo tornati qui con le nostre reaction a American Horror Stories. Per una volta è azzeccato il titolo. Allora, se mi seguite da un po' di tempo sapete che per anni e anni e anni facevo le reaction a American Horror Story, la serie TV di Ryan Murphy, e ogni volta lo metto al plurale, scusate, perché c'è sta R moscissima quest'oggi, non lo so. Però insomma dicevo sempre American Horror Stories. Per questa volta finalmente Ryan Murphy, se si vede sicuramente tutti i miei video, ha detto vabbè, ma sta poraccia dopo tutti questi anni, tutta sta dedizione, ma gli volevamo fare uno spin-off col titolo come dice lei, e dai, adattiamoci un po' come la lingua italiana, vedete presente, se un sacco di gente dice male una parola, alla fine dicono vabbè, alziamo le braccia, si dice così e basta. Buongiorno, buonasera, benvenuti. Questa sarà una reaction al primo episodio di American Horror Stories. Cosa sarebbe? Allora, da non confondersi con A Classic Horror Story, che è su Netflix, ho fatto anche un unboxing, devo ancora vedere, quindi non mi fate gli spoiler, scusate. Ma ho fatto un unboxing con una mano meccanica che si muove così e mi so, morta di paura, già con la mano meccanica. Però non vedo l'ora di vedere il film e quindi oggi siamo qui. Questa è una reaction, che vuol dire una reaction, che è un commento un po' così da bar, un po' da signora Yolanda, ecco, con tutto il rispetto per le signore Yolanda, ecco, mo non è che l'associazione delle Yolande tipo mi scrive stai dando una brutta immagine del nostro nome. Insomma, io sono una critica cinematografica, mi sono fatta un sedere così per un sacco di anni, lasciatemi un posto dove posso fare un po' la borgadara come piace a me. Poi arriverà una recensione dove sarò super professionale, roba del genere, ma queste sono chiacchiere da bar, possiamo dirlo, per puro intrattenimento, dove insomma la qualità c'è un po' così collaterale, però debba dare una chiacchieratina tra noi, va bene? Ecco perché ogni volta la gente si arrabbia tipo ma non sei professionale, grazie al cavolo, è un commento così alla buona da bar, ma che, cioè con questo approccio mi sembra, non lo so, che sia per parlare di massimi sistemi, non mi sembra. Quindi dopo tutta questa cosa è ritornata qui, l'abbiamo conclusa, stiamo parlando dell'Argentina del 2010. Che vuol dire l'Argentina del 2010? Un video alla cavolo di cane. Ecco, dove facciamo le nostre chiacchieratine tra voi. Allora, non mi fate spoiler sul secondo episodio, perché ogni volta, insomma, cioè, siate buoni, siate clementi, insomma, non fate queste cose cattivelle. Io ho visto al momento solamente il primo episodio, so che ogni episodio, diciamo, dovrebbe essere singolo. Boh, vediamo. Se state per dire, oh, American Horror Story è un po' una monnezzetta, sì, ci avete ragione, alcune volte, però mi piace un sacco. Posso avere anch'io il mio guilty pleasure, la gente c'ha il calcio, c'ha quello, c'ha quell'altro, io voglio il mio guilty pleasure sulle serie TV orribili, su questa serie TV, va bene? La gente c'ha l'It, c'ha la casa di carta come guilty pleasure, io mi guardo American Horror Story. Ma a parte questo, iniziamo subito. Allora, bamboli di casa, ogni episodio dovrebbe essere una storia autoconclusiva, ci stanno un sacco di celebrità, insomma così, e dovrebbe essere una specie di spin-off per quanto riguarda American Horror Story. Che vuol dire uno spin-off? Una roba collegata, ecco, detta un po' così in maniera molto alla buona, che non è né un prequel né un sequel, ma una roba un po' raccapezzata. Ma a parte questo, prima di iniziare vamoli ragazzi a parlare della prima puntata, fatemi sapere, la prima puntata vi è piaciuta, vi ha convinto, sì o no? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Inoltre, qui sotto trovate il link ai miei 4 canali su YouTube, il mio Instagram, vi va di seguirmi su Instagram, trovate anche il mio shop dove ci sono queste fantastiche tazze a tema satana, e anche qui c'è sempre il mio solito sangue finto, se vogliamo, non so, un po' rinfrescarci, spruzzarci, oggi non riesco a parlare, spruzzarci un po' di sangue finto, ma c'è anche la versione t-shirt, insomma come volete, se vi vado a sostenermi, altrimenti pazienza, che ve devo dire, nessuno va obbliga, non è che venga citofonaccata di oh avete comprato la tazza, tranquilli, tranquilli, amici come prima, vabbè oggi sto 3000 perché mi stavo ascoltando tutta la playlist anni 90 di musica pop e sto fomentatissima. Ma iniziamo subito, è iniziata la prima puntata. Allora, io ho visto la prima puntata, non ho visto ancora la seconda e sono un po' dubbiosa, cioè ancora non ho idee di, è chiaro, non ci ho capito praticamente niente, non mi sono fatta ancora un'idea. Vediamo se sto Ryan Murphy insomma ci convince oppure c'è la classica monnezza che due volte ci azzecca e il resto insomma manca completamente. Devo dirvi anche una cosa, allora, dove si vede American Horror Story e moglie? Io avevo letto su un sito che era disponibile su Disney Plus, quindi io mi sono rifatta l'account Disney Plus perché WandaVision, Loki, roba del genere, non me ne poteva fregare di meno. Quindi mi sono rifatta l'account su Disney Plus per American Horror Story. Meno male che non ho fatto quello
annuale che era 90 euro, perché in realtà non c'era manco per il cavolo come regalo a Rossoli, quindi avrei buttato 90 euro, avrei tirato giù tutti i santi del paradiso. Grazie alla fonte, che spettacolo di Vicky, che ha detto sta cosa che era apertamente falsa, oppure è successo qualcosa che vedevo di, insomma, stavo a smadonare. Meno male che ho buttato solamente 9 euro, che mo non lo so, mi riguarderò Chip e Chop Investigatori su Disney Plus o Jennifer Buddy, ecco, utilizziamo questo abbonamento per qualcosa di buono. Quindi, insomma, dove si vede tesori belli, cioè non scambiatevi il link qua sotto, io non voglio fare una fine The Orange is the New Black, quindi insomma abbiate da me l'arancione, mi sta pure una monnezza. Allora, iniziamo subito. Che cosa succede in questa prima puntata? Ritorniamo a Murder House. L'inizio è praticamente identico a quello della prima stagione. Insomma, c'è la nostra Scarlet, che praticamente sarebbe Violet, c'hanno pure tutte e due il nome come un colore, quella violetta e quell'altra, e quest'altra scarletta. Vabbè, scarlatta. Che nome è scarlatta? Ah, scarlatta! Scarlatta, senti, ma potete via un litro delle zucchine? Ma che è sta roba? Vabbè. Insomma, lei sta lì, un mix, cioè la faccia praticamente di Billie Eilish, identica, però con questi capelli un po' alla Velma di Scooby-Doo. E quindi io non sono riuscita a pensare a nient'altro durante tutto l'episodio, pensavo solamente a lei vestita tipo Velma di Scooby-Doo, però che cantava, faceva momenti e cantava le canzoni di Billie Eilish. Vabbè, lei sta in macchina, c'ha due papà, uno tra questi è Matt Bomer, e insomma... Che vi devo dire, ragazzuoli miei, finalmente nelle serie tv di Ryan Murphy ci stanno i bei ragazzetti, perché insomma nelle altre serie tv ci stanno sempre questi tizi che non lo so, hanno 70 anni con piede nella posta, ma il ragazzetto caruccetto come si deve, sempre tizi sembrano usciti da Uomini e Donne, ma hanno bellezza un po' differenti, ecco. E quindi meno male che Ryan Murphy pensa a noi. Insomma, Matt Bomer è il padre di Violet, stanno lì, stanno in macchina, cantano canzoni da vecchie, le vanno, io voglio le canzoni fighe, bla 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 bla, si mettono a litigare, devono andare in una nuova casetta, qual è? Suspense, e alla fine tac, fanno la ripresa, che casa è, ma quella di Murder House della prima stagione. Inizialmente voi dite, vabbè, ma tutto ciò che succede è la prima coppia, quella interpreta da Zachary Quinto eccetera, che quindi cambiano i cosi, gli attori, e fanno i vaghi e ci raccontano quella storia? No bamboli, no, non cadete in tentazione. In realtà no, è un'altra storia e sembra essere successiva, insomma, a quello che abbiamo visto in Murder House, e forse pure in Apocalypse. Non mi ricordo, sinceramente Apocalypse faceva talmente schifo che la mia mente l'ha proprio cancellata, tipo come i traumi, avete presente, come quelli che subiscono qualcosa d'orribile e fanno finta che non è mai successo, esattamente la stessa identica cosa. Arrivano lì, scopriamo che è Murder House, e diciamo vabbè, abbiamo capito che situazione è. I padri hanno comprato questa casa, hanno investito tutto un po' come il classico American Horror Story, investono tutti questi soldi, rimangono lì in una situazione del cavolo, non potevano andare via, sta casa è piena di mostri, però non c'è una vira, che famo, morimo qua dentro o morimo di fame? Insomma, la situazione è così. Loro hanno comprato questa casa perché in realtà vogliono farci tipo dei tour, non si è ben capito, se ci vivi dentro come fai a farci i tour? Boh. E insomma vogliono farci dei tour per la gente che c'ha paura, tanto perché loro sono degli scettici, non credono ai fantasmi. E insomma arrivano a sta casa, lei è un po' così, un po' dubbiosa sulla scelta di sta casa, e insomma sappia un po' con i genitori, il solito dilemma, capito, tra adolescenti e genitori, nessuno mi capisce, tutti, vi odio tutti, vado a piangere in camera mia. Lei sta lì, tira fuori le valigie e incomprensibilmente questa c'ha, non so, 47 anni e tira fuori tutte queste bambole orribili, tra l'altro. Ma che è? Una nonna? Ma che è? Una signora che sta dentro la casa del riposo e crede che le bambole sono i suoi figli? Ma che è sta roba? Ma che ce n'è? Vabbè, mentre sta lì a mettere a posto queste bambole, non si sa perché, a 16 anni una dovrebbe stare fissa con queste bambole oscene, una citazione qualcosa, non lo so, io non mi ricordo niente, quindi ditemi voi. A un certo punto dal nulla, sento un rumore, che è successo? Ah, tra l'altro, una delle bambole è in Pierrot. Io ora vi devo fare una confessione. Allora, io ho un trauma infantile e anche per quanto riguarda la giovinezza. Praticamente ho avuto solamente vestiti di carnevale brutti. Mamma, forse stai guardando questo video. Sì, erano brutti, ammettilo. Jolly, delle carte, Pierrot. Insomma, lei c'ha una bambola che è in Pierrot. Io ero vestita da Pierrot da piccola. Tutti erano vestiti da principessa, io ero vestita da Pierrot. Faceva veramente schifo quel costume. Sinceramente, era proprio brutto. Brutto, brutto. Trauma infantile. Volevo essere la principessa, volevo essere vestita da Minnie, invece no, era Pierrot. E quindi da quel momento io odio fortemente tutti i Pierrot. Ma a parte questo, torniamo a noi. La tizia, insomma, sta lì a togliere tutte queste bambolette. A un certo punto iniziano a arrivare le palline tra i piedi, che non so perché, sono abbastanza annoiata, ma sto queste palline e roba così, chi so, ma sei ragazzini fantasma, sono i nostri gemellini rompiscatole. A un certo punto si apre l'armadio e tac, che c'è sta?
ci sta la tuta quella tutta in latex, quella dell'uomo, dell'uomo gomma, Rubberman. Allora, io come vi ho detto, cioè, mi ricordo che in Apocalypse era stato rivelato che ci stava dentro, chi era l'anticristo, io mi ricordo un cavolo. Sinceramente, nella mia mente c'è sta Evan Peters, perché è l'informazione più piacevole che riesco a ritrovare nella mia mente, quindi sto riscrivendo i ricordi. Lei praticamente vede sta cosa e dice wow, me la provo subito. Ma io mi dico, scusami, ma se quella era una tutina da uomo, come fa a sta bene a te? Vabbè, la magia dell'horror forse. Lei se la mette subito. Io voglio dire, ma scusa, ma se non è tua, quelle cose, ma sai quanto saranno zozzette, liquidi dei chissà chi? Ma chi te lo va a far mettere? Ma che schifo, ma lavala almeno. Dagli una spruzzatina con un po' d'acqua raggia almeno. Niente, lei via sta a mettere. Io sta d'incanto, ci mette pure 3 secondi a metterla. Io ho quasi della stessa fattura 2 paia di pantaloni. Uno nero, che mi ricorda molto Bjork, e uno rosso che mi ricorda ovviamente Britney Spears, Oops I Did It Again. Quindi l'ho comprati, a parte che, cioè, piccolo consiglio personale, se avete queste cose che sono nere, ok, andata. Se avete sono rosse, state molto attenti, non mettetele vicino a quelle nere, perché se no si macchiano, è un casino. Ci metti un'ora per mettere queste cose, io ho i pantaloni, ci metti un'ora, sembra tipo essere vestita dentro un palloncino di quelli per gonfiare, ci metti veramente un'ora, perché soprattutto se un minimo di caldo ti si appiccica la pelle e non si tirano più su. Se tu vai infilando roba così, cioè, c'è possibilità effettivamente che li rompi, quindi un casino, sinceramente, un incubo. Ci metti 4 ore, questa invece te lo metti in 3 secondi, inoltre sono di come ne ha dannato, perché ovviamente stai lì, cioè sei avvolto nella plastica, non è che sei un polletto che deve mantenersi lì nel banco frigo, cioè sei un essere umano, quindi sudi, quindi c'è, stava lì dentro il sudore e liquidi di chissà quante persone. Vabbè, lei se lo mette, se lo mette, dice, oh mio Dio che bella, fighissima. Si guarda allo specchio, tuc, si tramuta in un tizio, quindi nel tizio maschio della statutina, e quindi si spaventa, si caga sottato e la butta nel cesso. Inizia la nuova sigla, che è fighissima, bellissima, bellissima, bellissima. Ho visto la nuova sigla, chissà se rimarrà uguale per tutte le puntate, però in tal caso, secondo me no, sinceramente. Secondo me potrebbe cambiare puntata per puntata, non lo so, però è bellissima, mi è piaciuta un sacco questa. Inizia la puntata vera e propria, ci stanno scene su scene inutili di Scarlett che sta lì a scuola con le mean girl che fanno la prendono in giro, non si sa per cosa, lei sta semplicemente così da sola come un cane, perché no, sta lì, scrive una letterina e tu te qual è il motivo per prenderla in giro? Tipo lei dice una cosa intelligente e tu te chi scema. Ma almeno impegnati per costruire una descrizione, una struttura, un perché la stanno prendendo in giro. Almeno fagli fare una figuraccia, no? Non si capisce, è una roba così a caso. Ma vabbè, Ryan Murphy ormai siamo abituati, quindi cioè, io se vuole bene così accettiamo queste cose a occhi chiusi. Poi voglio dire, se la gente è stata capace di dire che l'ultima stagione di Game of Thrones era fatta bene, allora ma che ve devo dire? Allora questo non lo so, Oscar, damogli pure un premio, un Nobel alla scrittura. E insomma succede così, sguardi su sguardi col personaggio di Paris Jackson, che è la figlia in pratica di Michael Jackson. Lei bellissima, qui sembra una puraccia scappata di casa, potremmo dirlo. Si chiama Maya. Lei insomma è una figa, dice che è una modella, una super famosa. E insomma gli dice una cosa caruccetta a nostra Scarlett. Scarlett già non gli pare vero, si innamora praticamente. Da lì, da nulla, spunta una certa Shanti, che è l'amica BFF di Scarlett, che è praticamente inutile. E inoltre questa pura amica BFF l'hanno conciata come uno dei gormiti. Va lì e fa, non te fidare di lei, ti sta usando, ti sta prendendo in giro. E sinceramente sta cosa è ok che deve essere solamente una puntata, ma almeno impegnate un attimino per costruire la situazione. Ma chi è sta tizia? Da dove esce? Ma che, perché? Qual è la base sotto cui dovrebbe prenderla in giro? Scusate, ma dateci delle informazioni almeno, niente! E quindi c'è sta tizia gormita, tutta rancortata così, con, tutta vestita con sto cappello, sta maglietta larga, roba così, e tu vedi solamente la faccia, non timidare, non so, ma chi cavolo è? Pare un gnomo di Hercules, ma perché l'hanno conciata così? Vabbè, invece a Scarlett gli è già partita la ciabatta, perché ovviamente Maya è una figa, e quindi insomma già si fa sogni zozzetti su di lei, però a Scarlett c'è un problema, lei insomma non è che si fa sogni zozzetti e basta, si fa sogni zozzetti un po' violenti. E quindi che fa? Sogna di soffocarla, però non in maniera insomma piacevole. Dici vabbè, stringiamo un attimino e roba del genere. No, proprio da farcela rimanere secca. Poi Scarlett sogna che gli appare questo uomo con la tutina di plastica. Insomma, si sente con Maya. Sta Maya gli fa, senti, ma perché non ci vediamo? Insomma, andiamo un po' sul concreto. Lei gli fa, vabbè, ma che cosa facciamo? E Maya gli fa, senti, ma io ho un pigiama a parte con le amiche mie, non ti preoccupare, ci penso io, so delle strozze, però gli voglio bene, sono amiche mie. Ma come? Questo è uno simolo, ma che vuol dire? Gli dice, non ti preoccupare, tu vieni al mio pigiama a parte e poi dopo ci penso io, dopo facciamo le cosacce.
Scarlett ama la fagiana, non lo sa nessuno a scuola, lo sanno i suoi genitori, però non è il problema quello. Noi vediamo i padri che gli fanno le Scarlett, tesoro bello, dovevamo fare una chiacchieratina. E io, tu lì per lì dici, boh, sarà per il coming out, che magari non gli ha detto ai genitori. No, fortunatamente no, qua c'è un mega colpo di scena della serie. In realtà gli dicono, senti Scarlett, ma tu c'hai 16 anni. Ok, tutto bene, te guardi firma di zozzetti da mazzi de porno, eppure pure ok, però il punto è che te guardi roba dove la gente ci rimane secca, dattene regolata. Inoltre noi avevamo già detto, guarda, senti, queste cose non vanno tanto bene, tu continui a farlo, quindi c'è un problema, devi andare in terapia. E i padri per scoprire questa cosa hanno tipo assunto un investigatore di internet, che in pratica ha scoperto proprio sto fatto che Scarlett se guardava sti firmati che manco Ted Bundy. Scarlett reagisce come, lasciatemi perdere, ma è normalissimo vedere la gente squartata mentre si fa, nessuno mi capisce, miau! I padri vogliono mandarla da una terapista e gli dicono pure un'altra cosa, ovvero, senti bello, tu sei in punizione perché ci hai mentito, ti avevamo detto non fa più quelle cosette e tu invece ti sei vista le peggio cose che, mamma mia, qui abbiamo una serie sciroccata, e quindi in punizione, questo fine settimana non vai al pigiama party. Lei gli fa, ma come, ma una volta che ho l'occasione di dare un po' una sbaffata alla sushi non mi fanno al pigiama party? E quindi i padri dicono, vabbè, basta che vai in terapia, non ci rompe le scatole e smettila con sta roba. Io lì per lì ho detto, oh mio Dio, ma non è che come terapista fanno comparire il padre di Violet? Invece no. Scarlett si vuole preparare a sto pigiama party, però c'ha le mutande vecchie, c'ha le mutande da vecchia, brutte, roba così, e lei vorrebbe qualcosa di più sexy. Quindi che cosa fa? Ricompare magicamente sta tutina e dice, ma sì, prendiamo quella. Cioè, ma Scarlett, ma con tutto il buon cuore, ma ci vuoi uscire casa così sotto i vestiti e vuoi mettere sta tutina che ti arriva fino a qua? Non si vede? Cioè, non è che è una cosa intima, piccoletta, roba del genere, vabbè, insomma trova qualcosa che è tipo un intimo sexy, che in realtà sono pantaloncini, non so nemmeno come ha fatto infilare dentro i pantaloni, perché a me già, non lo so, le mutande fanno tutte piegoline, non so dove metterli sotto i pantaloni. Appena si mette sta tuta impazzisce, gli diventano tutti gli occhi rossi, Scarlett cattiva, ma Jagen c'è stava che la brocca questa, quindi a un certo punto quindi si mette sta tutina, pian cortello e va dai padri, ai padri gli viene infarto e dicono, vabbè, chiamava la polizia, ma mo te faccio una faccia così sciroccato del cavolo. E poi dopo Scarlett fa, scherzetto, ti toglie via la maschera, fa, ma sono io, ma li portacci tu a Scarlett. Io non so se ero uno dei padri, avrei fatto volare di sotto dalle scale, proprio un carcio, prima ancora di vedere chi c'era sotto, ma sai che volo t'avevo dato. I padri dicono, butta qualcosa, si mettono un po' di collutazione, zac, lei affetta uno dei padri. Il padre deve andare al pronto soccorso e poi dicono, senti, vabbè, qui c'è sta via, proprio rotte le scatole, senti, pigliamo se qualcosa per dormire, guardiamo se The Crown, ciao. Insomma, che succede? Arriva la terapista. Ah no, quello là di The Crown no, viene dopo, scusate. Arriva la terapista e gli dice, oh Scarlett, insomma, raccontami un po' che è successo ieri col cortellino, sei andato dai genitori, ma che hai fatto? E lei dice, no, ma era uno scherzetto, noi in famiglia ci famo sti scherzi, si affetta la gente a Scarlett, ma per favore. E si scopre un fatto fondamentale, di cui sinceramente ce ne può fregare meno al momento. Magari sarà fondamentale poi, boh, o forse è una citazione a altre cose da American Horror Story andate in onda 18 milioni d'anni fa, che non vi ricordate manco voi, ma sicuramente qualcuno l'avrà spizzato da internet, copiato da qualche parte, letto sulle fanpage brasiliane e ora lo rivende qui come se solo ricordasse lui. Sicuramente lo scopriremo nei commenti. In pratica Scarlett quando aveva 3 anni è stata rapita, c'era il padre che stava al supermercato, stava a mettere buste da spesa dentro la macchina, arriva una sciroccata e dà una botta in faccia, si ruba l'autocarica insieme dentro. Per 10 giorni non si sa che fine ha fatto Scarlett e insomma i padri dicono sicuramente sarà successo qualcosa, il motivo per cui sta in fissa con sta roba violenta è questo. Io non vedo la connessione, però vabbè. La sciroccata in pratica il marito gli aveva ammazzata la via e quindi si era rubata sta ragazzina. Poi l'hanno ritrovata, insomma tutto bene, tutto bene. Visto quello che succede, i padri gli dicono, guarda Scarlett, tu non puoi andare al pigiama party, cioè tuo padre che è affettato qua pare un codeghino, quindi sta a casa, stiamo qui, seguiamo i punti e stiamo tranquilli. La terapista inizia a dire una cosa, secondo me è colpa della casa, e i genitori dicono, ma che, i fantasmi, ma per favore, abbiamo chiamato una terapista, una psicologa, e ci dice fantasmi, ma per favore, ma che è sta cosa? E insomma lei gli dice, no, non i fantasmi, ma perché qui insomma c'è una brutta sensazione, insomma non c'è senso, ma vabbè. La terapista dice, posso andare un attimo al bagno, poi me ne vado, non mi accompagnate, me ne vado da sola, lasciatemi lontana, lasciatemi sola. E insomma lei va al bagno, esce, sente rumore, dice, ma che è, va vicino al seminterrato e lì puff,
compare l'uomo gomma che tac, gli dà una zaccagnata, la buttate sotto nel seminterrato. E c'è uno dei padri che poi va lì, trova tutta sta cosa, tutta la tutina buttata per terra, un sacco di sangue, e dice: oh, forse saranno le mestruazioni, non lo so. E quindi bruciano la tutina e dicono: vabbè, vediamo se The Crown, famose un po' di roba, colassiamo, ciao. Nel mentre però Scarlett dove andare sto pigiama a parte, quindi che cosa fa? Maya gli scrive, dice: oh, senti bella, ma dove stai? E Scarlett va: oh no, solamente ha coltellato mio padre, quindi non posso venire. E lei gli fa: ammazza, sei una tosta. Ma se sei così tosta, scappa di casa e vieni al pigiama party. Quindi lei va lì, va al pigiama party, non si porta il pigiama. E Maya gli dice: vabbè, senti, ma insomma, cambiati, metti presto un pigiama io. Vanno nella camera di Maya, insomma, lei gli ha fatto togliere il vestito e dice: ma prendi il mio pigiama, baciamoci un attimo, facciamo cosacce. Insomma, e lei gli dice: sì, ma io non ho mai fatto niente. Maya dice: pure io non ho mai fatto niente. Però abbiamo guardato un sacco di filmati zozzetti. E insomma, Scarlett dice: pure io ho guardato un sacco di filmati zozzetti, però no, guarda di strani particolari. Gli dice che insomma stanno fissa con la roba estrema. Qua c'è gente che viene presa a sprangate. In quel momento, mentre stanno lì per fa cosacce, arriva l'SMS del Gormite, ovvero con l'amica sua Maya, che vede una morta in croce, così, e dice: stai attenta, li stanno mandando online streaming. In pratica volano, praticamente praticano manda tutti insieme, mentre lei si cambiava, mentre Eduano fa cosacce. Tutta la scuola sa che lei sta fissa con queste cose estreme, l'hanno umiliata e lei insomma scappa in lacrime e se ne torna a casa. Da lì insomma dice: sapete che vi dico, mia tua vendetta, i genitori stanno ancora a dormire. E io ho detto: ma questi l'hanno fatti fuori, che se sono presi questi genitori, proprio KO. Visto che tutti questi sono andati, Scarlett che cosa fa? Pensa a un contrattacco, quindi chiama Edith e le Mean Girl, chiamiamole così, e gli dice: sapete che vi dico? Io mo stasera, visto che mi avete fatto sta rubetta, io mi tolgo la vita. E poi io, sapete che faccio? Lascio pure una letterina e ve do la colpa a voi. Già è successo una volta che uno ha fatto la stessa identica cosa, è stato mandato in streaming per essere umiliato, si è tolto la vita, ha dato la colpa a quelli e quelli sono finiti al gabbio. Quindi mo va, attaccate proprio al cavolo. Se non volete finire al gabbio, io lascio tutta la situazione così, così va via da in quel posto. Se non volete che faccia tutto ciò, allora venite a casa mia subito e insomma, se non so, cavoli vostri. Queste insomma così stringono le chiappette e vanno a casa di questa, si cagano sotto pure perché la casa è infestata. Però allo stesso tempo dico: vabbè, ma siamo in quattro, ma sai che gli avevamo sta tizia, la finimo così. Scarlett riattacca il telefono e sta lì la tutina di latex e sta a carezza, tipo: bella tutina, bella legata, come se fosse venuto un gattino. Questi arrivano, la chiama e li chiama e Scarlett gli dice: scendete in cantina. Già lì avevamo capito proprio ciaone. Se vi ricordate la prima American Horror Story, capite che la cantina era proprio ciao, pieno da fantasmi. I gemelli le chiudono dentro, quindi ciao. Ricompare l'infante. Tempo 3 secondi, Scarlett, il tizio con la tutina da uomo, so stessa persona, so due persone diverse, non ne ho idea, fanno fuori tutte e quattro. La mattina dopo lei sta tipo a sistema in caminetto, io sinceramente non mi ricordo il collegamento né niente, sta lì, insomma, sistemiamo i mattoni, la 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 la. I padri si svegliano e dicono: oh, ti vediamo di buon umore, ma hai fatto questo tutta la notte? Lei: sì, assolutamente sì, papà, sono felicissima. E da allora gli fa: ah, papà, ma ti ricordi quella volta che tu mi hai detto, ma ti filmati estremi che te guardi tipo Ted Bundy, tu te rivedi nella parte della vittima o in quella del carnefice? Lei gli fa: sai una cosa, io mi rivedo nella parte del torturatore, mi piace una cifra. Il padre rimane così congelato, dice: porca miseria, ma guardati, una sciroccata come figlia, ma proprio questa ce l'ho, capito? E nel mente, puff, compare il fantasma da psicologa e gli dice: senti bella, dobbiamo fare gli appuntamenti perché sta cosa è abbastanza da sciroccata, però senti, cioè, io c'ho una certa, c'ho un tempo limitato, anche perché qua mi devo dividere lo studio con un altro psicologo a pieno di gente. E chi sarà l'altro psicologo? Ma secondo me è il padre di Violet, Dimolo. Quindi proprio per questo episodio sarà dopo Murder House. E insomma Scarlett apre la porta e ci sta il Rubberman, quindi quell'uomo che ha la tutina. Quindi sono due quelli che ha la tutina, lei che ha la tutina e questo che ha la tutina. Ma chi era questo cadutina? Io mo ricordo, cioè era veramente l'anticristo, io mo posso proprio ricordare, vabbè. Però insomma questo cadutina sembra il padre biondo, o è un'impressione mia, o dagli occhi non è lui, non mi ricordo. Nella mia mente farò finta che è Evan Peters, perché ho bisogno fisiologico di rivedere Evan Peters nella serie TV, in American Horror Story. Se voi vi ricordate chi cavolo era Rubberman, fatemi sapere perché io non mi ricordo un cavolo. Ma questo era tutto, bamboli di casa. Questa era, mi sono dimenticata di dirvi di iscrivervi al mio canale, ma che youtuber pessima. Bamboli di casa, questo era tutto. Se vi va di supportarmi potete farlo con un like, un commento, condividendo il video, o dico ormai tardi quando siamo rimasti in tre. Grazie mille ancora. E ci sarà un secondo episodio, però lo devo prima registrare, lo devo prima vedere il secondo episodio. E scusate, datemi tempo, ma
cos'era tutto? Bamboli di casa. Noi ci vediamo alla prossima puntata, così, in cui noi facciamo chiacchierine da bar. Poi ci stanno altri video in cui siamo magari di cinematografica, tutta un po' abbottonata, però insomma quelli si guardano molte meno persone. Però vabbè, che ve lo dire. Ciao a tutti bamboli, fatemi sapere voi che cosa vi ricordate, cosa avete notato, se vi è piaciuta o meno questa prima puntata. Non fatemi spoiler sulla seconda, più andiamo avanti. Noi ci vediamo al prossimo video, che arriverà il prima possibile, si spera. Ciao. E vado a registrare il video di Promising Young Woman, se ce la faccio prima delle 3 di notte. Già stiamo vicino a mezzanotte. Perché c'ho tutte queste occhiaie? Perché un po' ce l'ho di mio e un po' perché non c'ho la vita. Questo era tutto. Ciao. Sono solita, non riesco nemmeno più a parlare. Santo Dio. Ciao.